entrambi i casi. Paola Mastrocolo, insegnante ma anche scrittrice, fatele un applauso come si deve, è la nostra interlocutrice che sale sul palco adesso. Finalmente. Sono anni che ho un sacco di domande da farti. Io mi sarei Mastrocola, data... Mastrocola, un attimo, perché loro sono stanchi, hanno ragione. Infatti... tu lo sai da insegnante. Sì, e quindi io avevo pensato di nuovo di sparargli questi 3 minutini di musica, di nuovo, sempre per ricordarsi perché il problema è urgente. Perché non pensate che stiamo qui a pettinare le bambole, come dicono a Roma, la mia città adottiva. Questo è un altro pezzo di musica che volevo farvi sentire, un altro di quelli lì che uno dice, vabbè, vogliamo perdere. Questo è il finale delle Nozze di Figaro, di cui avete sentito l'ouverture. Le Nozze di Figaro è un'opera adorabile, perché ci sono praticamente tutto quello che potete combinare di casini nella vostra vita amorosa, nella vostra esistenza. Sono tutti lì sopra, tutti combinano tutti, spinti da una cosa semplicissima che conosciamo benissimo, che c'han voglia di fare quella roba lì. E sono tutte sbagliate, andare con l'altra, tradire la moglie, quell'altro, il giovanetto che ovunque si gira. Insomma, c'è proprio, è un'opera che racconta il desiderio nella maniera più lieta, più... Naturalmente, questa è 1782, quindi è già un'altra civiltà rispetto a Handel che avete sentito prima, ma insomma si incartano in un modo come succede anche nella vita, cioè non c'è più soluzione. E nell'ultima scena sono tutti anche usciti nel giardino, come se le case non bastassero più a tenere tutto questo casino, no? Perché sono tutti in un giardino di notte e tutti sbagliano tutto, cioè quello che si traveste, poi lo scoprono, uno che crede che l'amante della moglie sia là, poi invece non è là, invece era là, insomma... Situazioni che nella vita succedono e uno dice non so come uscirne, e naturalmente non c'è uscita, però quella era una civiltà, quella era l'inizio dell'illuminismo, quella era una civiltà che ha fatto un altro tipo di sforzo sublime, cioè di immaginare che ponendo delle domande in maniera lucida c'era sempre una risposta. Era fantastico, l'illuminismo, l'enciclopedia di Diderot, cioè. Si trattava di porre le domande bene. E lì, in tutto questo gran casino, naturalmente però figlio un po' di quel tempo, poi nella magia del teatro tutto questo si scioglie e in qualche modo, insomma, la gente mette a posto i pezzi e via, dai, andiamo, su, dai, tanto era vita, eccetera. E questo succedeva spesso nella commedia settecentesca, ma nelle Nozze tutto questo passa attraverso un momento che è pazzesco, in cui tutto si ferma perché nessuno più capisce come uscirne, c'è un unico personaggio che si è mantenuto relativamente pulito al di sopra di questo umano desiderio quotidiano, che è quello della contessa, e la musica si ferma e, come se fosse musica sacra, tutti quelli che sono sul palco chiedono scusa a lei, non che debbano chiedere tutti scusa a lei, ma chiedono scusa, perché non so se è successo anche a voi, l'unica cosa che puoi fare è dire scusate, oh, non potevo, scusate. E questo fatto del scusate non è mai stato scritto meglio che così, con questo tipo di musica. E quindi c'è questa specie di sospensione, ed è quasi religioso, è commedia, ma è proprio... E quando loro consumano sto rito, dopodiché escono fuori con un'allegria pazzesca, un minuto e l'opera finita. E questo è quello che adesso sentiamo qua. Tutto il mondo.
Questo, ad esempio, a scuola non lo insegnano, per introdurre, diciamo. Ma non è che non lo insegnano, non lo ascoltano. Cioè, ci saranno dei casi, sicuramente. Però non abbiamo il momento per, non dico spiegare, ma per farlo sentire. Però, per darti un via. Però proprio ascoltando questa musica io mi sono detta, in fondo a scuola cerchiamo di fare la stessa cosa. Tu cosa hai fatto prima? Hai introdotto l'argomento. Hai introdotto il pezzo, il brano. Noi lo facciamo per italiano quando dobbiamo introdurre una poesia, ad esempio, e cerchiamo di, perché il nostro fine qual è poi in fondo è lo stesso, cioè cerchiamo di far passare una bellezza, un senso. Infatti non a caso una delle ultime parole che tu hai detto e che mi è piaciuta molto, la parola traghettare. La parola traghettare ha dentro la parolina trans, così come ce l'ha dentro la tradizione, la traduzione, il trasporto, no? E proprio questo è quello che dobbiamo pensare di fare, cioè trasportare, portare al di là. Cioè abbiamo un carico che ci viene da circa 3.000 anni, così proprio solo per cominciare da Omero, ci pesa anche un po', ci piace da morire, perché questo è il punto, secondo me, grave, che ci fa soffrire tutti. Lo vediamo tutti che il mondo sta cambiando, che ovviamente ci sono i barbari, siamo noi stessi barbari. Stavo pensando prima, io non riesco più a finire un libro, ne comincio 10, questa è barbarie pura. Siamo già intrisi noi di questo meccanismo moderno ed è giusto che sia così. Però siamo, come dicevi tu prima, abbiamo 50 anni, io sono molto più vecchia di te, ho 2 anni in più, e quindi da qui molta diversità, ma abbiamo un problema, siamo a metà, siamo una generazione che ha ancora studiato abbastanza, non tantissimo, perché abbiamo già fatto una università abbastanza sfasciata con i piani, piano libero degli esami, per cui i nostri maestri ne sapevano già molto di più. Però un po' abbiamo ancora studiato, abbiamo avuto a che fare coi libri, abbiamo molto creduto nella parola. Adesso ci vengono a dire che c'è il blog, c'è Google e che il linguaggio verbale è uno dei tanti possibili linguaggi e che è anche possibile che cadrà, in fondo è anche abbastanza giovane, in fondo insomma qualche centinaio d'anni, ma neanche più. Allora, bene, abbiamo però Omero, Dante, Shakespeare, cioè cosucce che ci piacciono assai e che però sentiamo che è estremamente difficile traghettare. Perché? Perché sono difficili. Perché c'è una difficoltà intrinseca nel linguaggio, cioè per accedere a quella bellezza che noi vorremmo far sentire così come abbiamo sentito adesso la musica, noi dobbiamo presupporre, ed è questo il guaio che ha la scuola oggi, anni di studio. Io lo chiamo ancora studio, poi magari è un po' demodé e inventeremo qualcos'altro. Però voglio dire, detto, e poi arrivo magari a una domanda, allora, la domanda uno a Sandro è, ma ad esempio Dante a te piace? Bene, non rispondere ancora. La seconda domanda è, se per caso ti piacesse Dante, e quindi io immagino che se tu pensassi alla scuola, a una scuola, a me piacerebbe che tu fondassi una scuola, a parte la ONU, vabbè, ma magari più, tipo dalla prima elementare alla quinta liceo. Allora, se ti piacesse Dante, tu hai idea, certo, hai idea della difficoltà di leggere un canto di Dante. Bene, se tu hai nelle mani dei giovani e ce li hai dai 6 anni in poi, tu vuoi portarli al piacere di leggere Dante. Chiedo, perché magari tu mi dici no, Dante adesso basta, insomma, ha fatto il suo tempo. Se però per caso ci crediamo ancora, il problema che abbiamo è di portare un giovane circa sui 16 anni a essere in grado di leggerlo. Questo presuppone che dai 6 anni, cioè da quando la scuola lo prende in carico, se lo pone questo problema,
cioè non fa un altro lavoro, non fa un'altra roba, tipo teatro, imitare le galline in classe o che ne so, fare le uscite didattiche alla centrale del latte. Poi mi spiegate perché li portiamo anche sempre alla centrale del latte. Comunque va bene. Ma se avessimo in mente di fargli capire Dante, è dalla prima elementare che noi dobbiamo fare umilmente, umilmente un lavoro, perché la scuola è un lavoro molto umile, dimesso, che deve accettare di fare cose anche noiose, anche faticose, anche non appaganti nell'immediato. E dico una cosa che si scontra col mondo dei barbari, perché i barbari non hanno voglia di aspettare, di avere pazienza. Non gli puoi dire: senti, adesso facciamo il complemento oggetto e ti rompo veramente le scatole e ti faccio vedere la differenza col predicativo dell'oggetto e del soggetto, che è una cosa che uno dice: ma perché mi fai questo? Ma perché il mondo è andato da un'altra parte e noi siamo ancora lì? E noi siamo ancora lì, Sandro, che spieghiamo il complemento predicativo. Mio figlio lo fa adesso, ecco. Capisco neanche io. Appunto, è una roba che capisci. Allora, perché lo facciamo? Perché siamo idioti? Perché siamo pedanti? Mi ha colpito molto questa cosa, perché è un problema che io sento come insegnante. Sai, la scuola, l'insegnante, è portatore di tutto un discorso di noia, di pesantume. A me piacerebbe a volte essere molto più moderna, barbarica e giovane e dire: ma chi se ne frega, ragazzi, non lo facciamo più la grammatica. Poi però ho un super io che mi dice: ma se io non gliela faccio, se io non gli insegno più niente, se io li faccio divertire, loro poi non mi arrivano, usiamo questo dativo etico che mi piace mantenere, non mi arrivano a Dante. Allora il problema, e questa è la domanda, lo buttiamo a mare, allora serenamente, veramente ci divertiamo a scuola, facciamo mille cose. Ma se non la buttiamo a mare, mi spiegate perché non facciamo più bene le nostre cosucce, anche minime, per almeno 8 anni, cioè 5 di elementari e 3 di medie? Però ci vorrebbe, finisco, non so come chiamare, una società, un paese, uno Stato, che avesse deciso che queste cosucce che ho detto, ne ho dette solo alcune, Dante, Shakespeare, eccetera, ci interessano ancora. Non so se ho fatto una domanda. Comunque. Paola ha scritto un libro su questi temi che è molto divertente, alcuni passaggi che mi hanno fatto proprio imbufalire, però mi piace quando comunque... C'è anche lo stesso difetto dei barbari, cioè ogni tanto lo dice in un modo così brillante che si dimentica di ricordarsi se è vero o falso, perché è così bello che allora lo fai passare. Mi sono riconosciuto un po' ogni tanto. Ma allora, a me la scuola, intanto c'è quella che ho fatto io e che ricordo abbastanza poco in realtà, e questo già non è un bel segno, e c'è quella che fa mio figlio, l'unico per adesso che ho che fa la scuola, e già lì vedo delle differenze. Non credo che uno possa veramente capire la scuola fino a quando non ha dei figli che la fanno, io ho questa impressione. Per cui ad esempio sul liceo io non so cosa dire, però mio figlio purtroppo seconda media fa Dante. Allora io ho questa impressione che la scuola così come la facciamo noi, almeno fino lì, quel livello lì, è una scuola che è costruita in questo modo, attraverso un iter decisamente scomodo per loro. Io gli costruisco un tipo di mente, che vuol dire linguaggio, senso estetico, molte cose, grammatica, logica, un tipo di mente che può finalmente arrivare a leggere Dante con una certa consapevolezza. Ma perché voglio portarli lì? Perché Dante, non perché Dante sia bello, purtroppo, ma perché Dante viene usato come a sua volta uno strumento che può aiutare i ragazzi a capire un intero periodo storico, un modo di stare al mondo che è stato per un certo periodo della nostra storia. In questo modo la scuola oggi propone un equilibrio fra fatica e soddisfazione che è invivibile completamente. Tu nel tuo libro difendi il latino, mi pare di aver capito, perché il latino dà delle strutture mentali
con le quali poi uno intanto può capire tutto il passato e poi mi sembra che tu dica anche poi può affrontare meglio il presente, anche se non sono sicuro, ma insomma, e lì ci sarebbe molto da discutere. Ma voi capite, allora, ci deve essere un equilibrio tra il culo che ti fai e quello che ottieni, ci deve essere, è fondamentale, perché se no tu butti a mare il tratto fondamentale dell'apprendimento, cioè il piacere, la soddisfazione del sapere. Se tu allontani così continuamente la meta, la soddisfazione, quello che ti porti a casa, tu li estenui in una carriera scolastica che naturalmente loro vivono come un'afflizione, non perché non hanno voglia di studiare, perché io quello proprio non penso che sia quello il punto, ma perché non c'è equilibrio tra fatica e soddisfazione. Anche perché non c'è mai una meta vera. Allora prendiamo Dante. Allora tu dici, allora, effettivamente per arrivare a leggere Dante in maniera consapevole, mio figlio ci è arrivato a 12 anni e lo legge non in maniera consapevole, naturalmente ha avuto dei professori, medici, però intanto non capisce l'italiano. Ma sostanzialmente manca alla grande lui l'unica cosa che a me verrebbe da salvare di Dante. Perché io non credo che vada salvato Dante perché così capiamo l'uomo medievale. Ecco, questo io non ci credo. Anch'io. Non ci credo. Va salvato Dante perché lì noi riconosciamo una bellezza, un'intensità. Ok. Allora, per me, io sarà che non capisco, non so, ma per me il 50% della bellezza di Dante è suono. Poesia nel senso di suono. Che senso ha fare la parafrasi, logorare questi ragazzini a fare la parafrasi di quello che voleva dire Dante? Ma potrebbe anche avere un senso se poi a un certo punto arrivasse uno che gliela legge, santi Dio. La recitano, a me fa una fatica mio figlio a imparare questa cosa, mentre Giovanotti lo impara, ma impara questa cosa. E poi io lo sento e lo dice male, non c'è nessuno che gli faccia capire che sono suoni, che è musica, nessuno. Ma non perché l'insegnante, perché ha una bella insegnante, ha una brava insegnante, ma non c'è tempo per tutto, eccetera. Anche perché nel frattempo sta studiando come si fa l'acciaio a tecnica, l'algebra, la geometria dall'altra parte. L'altro giorno abbiamo preparato insieme geografia, tutto sulla Macedonia. Voi sapete cosa allevano in Macedonia? Lui lo doveva sapere. Cioè, ma che cos'è sta roba? Cioè, dove vogliamo farle arrivare questi qui? Allora, riassumendo, mi sembra che molta della fatica scolastica oggi venga spesa per dare degli strumenti per poter accedere a delle cose che a loro volta intanto arrivano molto tardi, a loro volta sono lì e l'accesso a queste cose è utile per poter avere poi accesso ad altre cose. Ma dov'è il traghettare animale? Cioè, senti qua che roba pazzesca. Mozart, dov'è questa roba qua? Nella scuola. Ci sarà perché ogni tanto c'è il singolo insegnante che si ribella, che riesce a dare... Però il singolo insegnante ama Dante, magari disprezza Tasso, fa anche Tasso. Cosa vuoi che comunichi per dire? Sicuramente non una forma di passione. In tutto questo c'è un'ambizione, che secondo me è quella decaduta, che invece ho trovato molto nel tuo libro, la pretesa, l'ambizione, la sicurezza di costruire attraverso un insegnamento sostanzialmente ancora umanistico, anche se vi stanno cambiando i modi, però insomma, nei suoi tratti fondamentali è un insegnamento molto antico nei suoi modi, molto molto antico. L'idea, questa pretesa di costruire delle menti, non in senso negativo costruire come il Grande Fratello, no, di costruire nel bel modo, no? Proprio metto le connessioni, di costruire delle menti che possano abitare da protagonisti il tempo che è loro. Ecco, questa secondo me è l'ambizione decaduta della scuola. Poteva ancora essere vera, ti dico, quando noi abbiamo fatto le elementari, forse, però io sono convinto che la mente con cui i migliori, cioè quelli costruiti meglio, abiteranno il presente è una mente ormai costruita largamente al di fuori della scuola. E il tempo che questi qua consacrano alla scuola è immensamente maggiore di quello che sarebbe necessario. Vanno troppo a scuola, studiano troppe cose, non possono studiare tutto. Cos'è questa idea di studiare? Cioè, mio figlio si è fatto, in 4 mesi è passato dall'Odissea a Dante. Ma dove sta sta roba? Cioè, cosa vogliamo fare di loro? Tanto lui è un tipo di cervello che, senza che nessuno poi gli insegni un granché, si muove molto meglio, non sulla linea lineare dello sviluppo con cui la scuola insegna. C'è prima una cosa, poi migliora così, e Haydn, Mozart, Beethoven, che non insegnano a scuola, ma per farvi capire, no? Questo miglioramento lineare. Il miglioramento lineare
per i bambini, che sono forse più integralmente barbari, è una figura mentale scomoda. Loro si muovono di gran lunga meglio in una costellazione, si spostano simultaneamente tipo in due direzioni. Il multitasking, su cui tu ironizzi molto, hai anche ragione, fa ridere certamente. Ma certo che loro, senza che nessuno glielo insegni, distinto, perché glielo insegnano mille cose, la televisione, il computer, il mondo che hanno intorno, senza poi dover andare a scuola o far fatica, loro hanno un tipo di movimento e tutte le mattine fanno colazione ed entrano in un posto in cui li fanno muovere così. Hai ragione anche tu che non è che allora, andare alla centrale del latte. Parliamo di sto movimento perché lì mi sono arrabbiata io. Dunque, tu dici molto chiaramente, sia nel libro che negli articoli ultimi su Repubblica, una cosa bellissima in realtà. Intanto la metafora del mare, la sposo in pieno, mi piace da morire. Stiamo sul mare. Allora, Baricco dice in fondo che il movimento è cambiato e è in superficie del movimento del surf. Noi veleggiamo sulle onde, è anche un termine proprio del navigare in rete, no? Noi usiamo queste metafore tutte superficiali, no? Mentre il mondo del passato, che rappresenta il vecchio, l'antiquato, eccetera, è un mondo della profondità. Questo è molto giusto, cioè una volta ci mettevamo lo scafandro, andavamo negli abissi e tra l'altro è bellissima proprio l'immagine, perché tu hai il mare, allora gli antichi, tanto per tornare alla querelle des anciens, gli antichi stavano fermi in un punto del mare e andavano in giù, cioè intanto stare fermi e andare giù, e vedevano alcune cose stupende. Ma mettiamo che facevano 200 metri, tanto per dargli molto spazio. Benissimo, non era una grande estensione. Adesso Baricco dice giustamente, andiamo in superficie, facciamo tante cose insieme, vediamo tante cose e navighiamo. La linea è probabilmente molto più lunga, noi nello stesso tempo in cui facciamo 200 metri, magari facciamo 2 chilometri, così come farfallette sul mare. Allora, benissimo, ma io ho una domanda da farti, ma tu ci credi veramente a questa cosa? Tu che hai fatto Totem? Cioè, fammi spiegare, Totem era esattamente, io me lo ricordo molto bene, perché l'ho molto usato a scuola, perché secondo me era il prototipo di quello che noi insegnanti di italiano dovremmo fare. Cosa dice? E tra l'altro l'hai anche teorizzato, quando è uscita, se non l'avete letto andatelo a leggere, il librettino che accompagnava la videocassetta di Totem. C'è un suo intervento che non mi ricordo come si intitola, C'entrano le balene. Sì, non mi ricordo. Sogni balene. Perché di sogni e balene. E lui dice, Totem vuol dire, Totem ve lo ricordate? Era lui che prendeva un pezzo, ad esempio, di Gadda, no? E ci andava dentro, parola per parola, e faceva quello che facciamo noi, tentiamo di fare noi a scuola, cioè leggiamo un pezzo che ci piace da pazzi, e cerchiamo di passarlo di nuovo di trasmetterlo agli altri, facendogli fare attenzione evidenziando le cose, perché poi il nostro mestiere è di dare rilievo a ciò che passa, fermarlo un attimo all'attenzione di un mondo che invece ci porta sempre di qua e di là. Quindi, citavi anche Calvino che diceva si tratta di far durare. Ma tu che dici questo, come puoi dire altrettanto che ti piace questa cosa della modernità barbarica, che andiamo tutti avanti e indietro sul mare? Ma se tu stai te lo spiego, ecco. Perché bisogna state attenti, perché sopravvive il residuo del termine superficialità con l'accezione negativa. Purtroppo, faccio di nuovo sto gesto, è viscerale. Smettetela. Ti faccio un esempio che tu puoi capire benissimo, ma anche loro. I romantici guardavano l'enciclopedia degli illuministi come tu guardi al movimento superficiale, cioè con sdegno. Ci videro proprio un modello di sapere superficiale che nulla riportava del mistero profondo che accompagnava tutte le cose. Tu adesso mettiti proprio la testa di un romantico, proprio qui, Chopin, che gli fanno vedere l'enciclopedia
l'enciclopedia di Diderot, e lui sente una freddezza, una, dice ma non c'è niente, non c'è profondità, non c'è, questi che mi dicono le cose stanno così, così, 2 più 2 è 4, li odiarono, e la rivoluzione romantica fu proprio la reazione a quell'elite di francesi fighette che facevano queste cose, quando invece poi l'animo umano era profondo, squassato da misteri, solo il segreto, la mistica, amore, morte. Noi siamo figli di questi, dei secondi, cioè purtroppo dei romantici, ma era la stessa cosa, già una volta abbiamo fatto quell'errore. Mentre invece noi qui, soprattutto i più barbari, possono guardare allo spettacolo dell'enciclopedia degli illuministi questa luce, questo fatto di illuminare le cose sono lì, non c'è niente sotto, le cose sono lì, ma la luce le fa diventare cose, fantastico. Se noi continuiamo a pensare che la società sia una fetenzia, secondo me perdiamo la possibilità di capire cosa ci attende. Ma ti rispondo su Totem. Totem, adesso faccio il megalomane, è stato forse la prima prassi veramente barbarica nel mondo della cultura in questo paese che abbia lasciato un segno. Prima non si faceva, nessuno pensava di andare a leggere un libro. Da lì poi a rovina nel senso a slavina, sono venuti fuori di tutto, i reading, adesso voi andate in un sacco di posti, pagate biglietti per cose che quando noi abbiamo fatto Totem per le prime volte con Roberto, Vacis, eccetera, quelli dei teatri ci guardavano allibiti, dicevano ma cioè, andate lì e leggete, sì, leggeremo, spiegate, sì, spiegheremo. Insomma, una fatica, insomma, non era immaginabile. Ma era molto barbaro, perché? Primo, tra la fatica che facevi e la soddisfazione che avevi passava massimo 24 minuti, che era la storia che raccontavo di Cormac McCarthy, che era la più lunga, che Vacis continuava a dirmi è un po' lunga, ma Gadda dura 20 minuti. Quindi tra la concentrazione, dici vabbè proviamoci, quello lì mi aiuta, track, ricevo 20 minuti, tac, e passavamo a Rilke 15 minuti. Poi passavamo un pezzo di musica, Rossini, un pezzettino, barbaro da morire, il finale del Guglielmo Tell, solo quello, pianoforte, due cose, senza dirti l'anno, chi c'era prima, chi c'era dopo, nessuna contestualizzazione. Gadda non era spiegato, Gadda è preso e traghettato. È proprio così, prendo la parte più calda e te la do, ed è ancora calda, tutto lì. A Totto non è che dicevi, adesso facciamo un pezzo di Gadda. Naturalmente bisogna sapere prima un po' di cose, e cioè la letteratura italiana, e poi bisogna sapere quella prima, e poi bisogna sapere quella prima. Niente di tutto questo, il rude testo, un modo di leggerlo, tac! Ma potevamo fare noi, potevamo fare altri, e infatti l'hanno fatto anche molti altri. Però era molto barbaro tutto questo. Sai la cosa che ci prendeva più tempo quando facevamo ad esempio Totem? Fare la scaletta. Perché ad esempio Totem è molto barbaro perché è una sequenza. Nessun pezzo di Totem isolato sta in piedi. Ma se uno ti ha parlato in quel modo di Rossini, tu puoi sentire Rilke in un certo modo e poi puoi passare a Gadda in un certo modo e ti sta perfino un pezzo di Hemingway e due cose di Platone. Ma è la sequenza che è tu. E lì è proprio quello che poi ho scritto nei Barbari. Il pubblico, intanto tirato fuori da conferenze, scuole, istituti, è messo in un teatro, tanto per ricordargli che sapere e apprendere è un'emozione, è una commozione, è ridere, è commuoversi, non è mettere in cascina cose che ti possono essere utili, è innanzitutto emozione. E poi quel che noi gli facciamo fare è esattamente quello che i barbari anelano, cioè non sprofondare un quarto d'ora in Gadda, ma viaggiare, ta 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 tac. Sai, noi facciamo adesso tre serate. Ti spiego perché, però, la scuola non può essere barbarica. Ti spiego perché. Io temo molto che andrà così, cioè che sarà poi così, perché le linee del futuro che ci si prospettano sono queste. Cioè, noi stiamo pensando appunto a dare solo più emozioni. Allora, questo è un discorso bellissimo, Sandro, lo vorrei fare io, ti invidio molto, perché è molto più simpatico e bello. Il problema è questo: tu hai fatto Totem perché hai studiato, perché hai alle spalle, tu sai dove collochi Beethoven, dove collochi Rilke, capisci? Il problema che io vedo per i nuovi giovani è di dargli solo Totem, di dargli solo Google, di dargli solo gli strumenti della modernità barbarica. Allora,
benissimo, nessuno vuole ostacolarli, sarà stupendo, ma non possiamo tenere i due movimenti, il superficiale e il profondo, perché se perdiamo il profondo, noi, secondo me, inganniamo i giovani, li blandiamo. Ecco, a me spaventa questo discorso che vedo ormai ovunque, che è il blandire la modernità, il blandire il nuovo. Stiamo attenti, perché i giovani sono inermi, bevono tutto quello che diciamo, ma noi abbiamo una responsabilità. Siamo davvero sicuri? E te lo chiedo perché io non lo so, io ogni volta entro in classe e dico, ma io lo devo ancora fare Torquato Tasso? Perché non lo so. Siamo così dispersi e così, siamo veramente in un mare di guai, perché non abbiamo più la verità. E questo può anche andare bene, forse prima ne avevamo troppo, avevamo dei programmi ministeriali che ci inchiodavano, adesso però il non averli più ci mette fortemente in crisi, perché tu mi spieghi, ma come? Abbiamo una tradizione alle spalle e ogni volta un singolo insegnante che entra in classe deve autonomamente, singolarmente decidere che cosa porta avanti e che cosa no. Ma io non la voglio una responsabilità così, primo. Secondo, per arrivare a quella emozione, è una domanda che ti chiedo, non pensi che ci debba essere un'accettazione di un minimo di fatica e di sacrificio, parole che noi non vogliamo più sentire. Ho visto degli ultimi articoli sulla scuola, proprio attitolati grosso, dobbiamo passare l'idea di passione e non di sacrificio. Io penso che sia profondamente sbagliato, proprio perché dobbiamo passare la passione, dobbiamo accettare una quantità di sacrificio, se no stiamo ingannando. Tu non hai mai fatto fatica, non l'hai fatto latino, non pensi che il latino che hai fatto in qualche modo misterioso ti sia servito per scrivere questi libri che scrivi e che sono così immediati, che passano così bene, tra l'altro anche ai nostri ragazzi. Per cui la sfida che io vedo è proprio questa, di fargli leggere Orazio, di fargli fare il complemento predicativo dell'oggetto e poi, siccome hai ragione che il piacere non può essere dilazionato in eterno, io gli do alla settimana dopo un libro di Baricco da leggere, sono mica scema, cioè tutti noi facciamo questo, si chiama la carota lì come il bastone a carota, cioè... Però non è questo movimento che dobbiamo fare un po' qui e un po' lì, perché non lo so, chiedo. No, tu nel libro l'hai fatto molto bene, hai ricostruito diciamo lo stato di spaesamento di voi insegnanti, e l'hai fatto con grande ironia e io lo capisco soprattutto nei pezzi di scuola che ho visto da vicino, è tutto vero, è tutto vero. Io condivido molto meno proprio i tuoi punti di partenza, proprio quelli di fondo. Ad esempio questo discorso sulla fatica, ecco, questo merita questa, la riflessione sulla fatica, sul bastone e la carota, merita che noi siamo molto brillanti nel pensiero, non so come dirti. Cioè, noi abbiamo ereditato questa cosa e ci sembra imperdibile, cioè che attraverso la fatica tu accederai a qualcosa che ti darà piacere. Pane e cioccolato. Questo meccanismo che ha costruito noi, la nostra generazione, e quelle prime naturalmente, due cose mi viene a dirle subito. Uno, sei incancrenito, cioè la fatica è troppa per quello che raccolgono. Cioè sei ingigantito, perché è sempre di più. Naturalmente è sempre di più, soprattutto per il fatto che loro non hanno più le teste per quel tipo di fatica lì. Farebbero con grande scioltezza un altro gesto, ma quello lì è proprio il gesto che non... perché in tutto il resto della vita non glielo fanno fare mai, ma non nel senso che non li fanno faticare, attenzione, nel senso che non gli fanno fare quel tipo di fatica. È come se tu continuassi a far nuotare uno che in piscina poi, se non a scuola, non va mai, ma che corre i 3.000 siepi tutto il tempo. E tu tutte le mattine vieni qua, bluff, e questo... ma lui ha delle gambe per correre in mezzo alla savana e tu è così, cioè loro ce l'hanno. Quindi primo, è molto importante, si è ormai formata una sproporzione fra il sacrificio e la soddisfazione, secondo me.
ma lo, guarda, lo deduco dall'esperienza di miei figli e figli di miei amici, insomma, mi pare evidente. E devo dire che quando dialogo con i professori ci troviamo molto su questo. Un po' come te, hanno molto spaesamento. Resta, a parte questo, che comunque renderebbe le cose da modificare, perché, insomma, a parte questo, il meccanismo della fatica col premio io lo trovo estremamente infantile e banale, no, per il tipo di mondo in cui noi abitiamo, che sembrerebbe impostato addirittura sul contrario. Cioè, il gesto che i nostri ragazzi sono chiamati a fare per lo più nel resto della vita, ad esempio, è invertito. Cioè, di solito c'è il premio che si converte nell'articolarlo in una fatica. Cioè, il nostro è un tipo di mondo che ti butta prima la soddisfazione, tu sulla spinta articoli e consumi fatica in un modo che, come ai nostri tempi, ti risulta accettabile. Per noi risultava accettabile perché tutto era così. Fatti un culo così e otterrai dei risultati. Va bene. Sicuramente questo mondo è più sofisticato, cioè è più geniale. Poi tu hai delle, proprio ogni tanto sei schietta, mi piace che lo sia, mi piace. Cioè dici cose che uno non osa dire, quelli che la pensano, tu hai usato dirlo, per cui non so, non, tipo, adesso provo a riassumere il tuo pensiero, stiamo per edificare un branco di smidollati perché non sono in grado di stare seduti su una sedia per 10 minuti, oppure di arrivare al fondo di una roba di otto. Saranno degli smidollati, arriveranno i cinesi e ci cagheranno in testa. Questo, diciamo, è la roba che pensa la gente e che tu hai articolato molto bene in maniera ironica. Ecco, questo punto è importante, perché io ti dico solo questo, e questo, se vuoi, è la cosa veramente su cui ti invito a riflettere stasera tornata a casa, se hai voglia, con fatica. Il meccanismo fatica ricompensa, fatica il robustimento culturale, ha prodotto noi. Adesso guardati intorno e guarda il mondo che noi abbiamo prodotto. Ma no. Non mi sembra sta roba. Cioè, tanto i cinesi ci hanno cagato sopra sulla testa uguale. Cioè, non è che i tessili di Prato avevano quella preparazione per cui quando sono arrivati i cinesi, Prato non c'è più uno che faccia il tessile. Cioè, non è che abbiamo costruito intorno a noi questa meraviglia. Se vuoi andare ancora indietro, sai, noi ci rifacciamo a una cultura, a un tronco proprio della cultura, a una grandezza culturale, a una grandezza di pensiero, di gusto, di senso estetico, di etica, di ideologia, che ha prodotto il secolo più atroce della storia dell'umanità. Due guerre però, impensabili, figlie di quella cultura lì. Sai, con che faccia tu adesso tu puoi veramente però andare è come lì? Come se tu mi dicessi, le opere di Michelangelo non valgono niente perché a quei tempi si bruciavano le streghe. Cioè, vabbè, si bruciavano le streghe, no, ma però senso, le opere di il giudizio estetico è un'altra cosa. Dico che se tutto partiva dal dire il mondo alleviamo andava, degli smidollati, più giovani, alleviamo gli smidollati, partiva da quello, poi il senso, il giudizio estetico è un'altra cosa. Però il fatto che lo studio serva ad edificare comunque una comunità civile più tosta, diciamo, più atta ad abitare il presente con personalità, fantasia, io questa roba qui non ci credo molto. Ma io non dico questo, Sandro, io stamattina ho consegnato dei temi in classe. La chiacchiera come proprio... Sì, era un dialogo. Se volete partecipare... Cioè, io non so che cosa costruiranno i giovani, penso un mondo molto migliore del nostro, ma se guardo nel concreto come parlano, io interrogo a volte, hanno perso il dono della parola, Sandro, questo ci dovrebbe far pensare, poi magari lo recupereranno, saranno bravissimi, ma a me inquieta un giovane di 15 anni, carino, gentile, intelligentissimo, che ha dei problemi di logica, sintattica, di argomentazione, non dico che noi non li avevamo, forse eravamo peggio, ma insomma mi chiedo qualche cosa rispetto a questo. Comunque ti prometto che io stasera ci rifletto. Rifletti su quello che abbiamo combinato con quel tipo di preparazione. Sai, io ogni tanto mi metto lì e dico, vabbè, sono obiettivo, veramente. Metto insieme 5-6 ragazzini che conosco un po' bene, cerco di immaginarmeli in prospettiva. Va. Tu conosci naturalmente quelli bravi. No, perché mio figlio va a scuola alle medie, c'è
come bello che sia, c'è tutta l'umanità. Quindi non è ancora una scuola di elite, non è ancora... Quindi io i suoi compagni, perché poi faccio grammatica a tutti quando posso, perché la grammatica proprio non gli vuole entrare, e quindi li vedo come reagiscono. Insomma, mi sembra di conoscerli abbastanza, sono 12 anni, sono piccolini, ok, però mi metto lì e dico adesso fammi fare una proiezione del futuro, con quel cervello lì, quelle abilità che io li vedo e quei buchi neri pazzeschi, con quella incapacità di concentrazione, quella capacità di velocità, fammi immaginare. Non riesco a pensare che combinino qualcosa di peggio di quello che abbiamo fatto noi. Proprio non riesco a pensarlo. Allora, se più o meno tanto i risultati fossero anche solo analoghi, ma almeno facciamoli vivere meglio. Cioè, perché stare lì a fargli fare un culo così? Ma lasciamo che rovinino il mondo a modo loro. Perché dobbiamo farglielo rovinare a modo nostro? E il loro modo è differente. Sai, quando tu dici nelle cose, tu dici il latino, le strutture logiche. Io c'ho una scuola di narrazione. Per me è un problema, questi ragazzini a 12 anni hanno una cultura rispetto alle strutture narrative, ai ritmi narrativi, un gusto, un numero di ore narrazioni ascoltate che io ho raggiunto intorno ai 25 anni e hanno 12 anni. Allora, questa capacità organizzativa, perché la narrazione è come l'architettura, cioè metti dei pesi, bilanci, dai una simmetria, allora questa roba qua, ma possiamo pensare, dai, non ce la puoi fare, possiamo pensare che gli dia uno strumento mentale che vale l'analisi logica e il latino, dai, non puoi non passarmi. Ci ho pensato. Soprattutto in un mondo che rotola sempre di più verso la narrazione, per cui oggi anche un giornalista che ti fa le quotazioni di borsa sta raccontando una storia, cioè è quello ci che penso, aiuta. Ci penso anche coi Promessi Sposi, ogni volta mi chiedo, ma non riusciamo a sostituirli? Ci sarà qualcosa che dopo secoli... Allora, sul latino però ho delle difficoltà a sostituirlo, sai perché? Perché è una summa mirabile di capacità che ti richiede, sia scientifiche che umanistiche, che letterarie. Allora, c'è poca cosa come la traduzione che ti impegna sia dal punto intuitivo creativo, sia dal punto scientifico razionale. Tu trovamene un'altra e vediamo. Io... Lo cedo il latino, però è un po' difficile. E poi, comunque, ultima cosa su cui ti chiedo a te di riflettere stasera. Va bene. Ma questo tuo completo rifiuto della fatica, tu non lo metti mai in relazione con il fatto che viviamo nell'epoca del benessere? Cioè, non ti sfiora mai il dubbio che questo rifiuto della fatica non sia una mirabile capacità nuova dei nuovi giovani che gente come me non riesce ancora a vedere, e non sia invece un placido adagiarsi negli agi di una civiltà ormai alla fine, come tutte le epoche di decadenza ci hanno insegnato? Cioè, questo molle adagiarsi sugli agi, cliccare, guardare, perché a me spaventa quando leggo di certi libri in cui mi dicono che lasceremo la parola e avremo un modo di comunicare visivo esperienziale. Ma è una bellissima parola, ma cosa vuol dire? Vuol dire che andremo nella vita con uno schermo davanti e invece di parlarci cliccheremo immagini e faremo i lampeggi? In concreto, perché poi io sono una persona estremamente concreta, qualcuno mi vuole spiegare che cos'è questa mirabolante novità che io non riesco a vedere per ottusità congenita e che invece è lì e che ci darà una generazione fulgida? E che non lo so, voi che siete giovani, me lo spiegate cos'è questo linguaggio visivo esperienziale? Come faccio a fare Dante in modo esperienziale? Lì... faccio vedere l'immagine dell'inferno, va bene, gli faccio un film, gli faccio vedere anche un film, ci sono stati dei film stupendi, ma è Dante quello? Io non voglio vedere invece le parole, l'etimologia, il giro sintattico, la cosa argomentativa, le infinite bellissime similitudini che lui fa, cioè non lo so. Hai ragione, hai ragione. Non ce la faccio. Però quello che nel gergo ministeriale i tuoi capi stanno stabilendo come tuo obiettivo,
non ha molto a che fare con quello che io penso che debba essere la preparazione a un mondo barbaro. Lamentati del ministero, ovviamente. Sì, questo sì. Sì, per cui lì non c'è storia. Hai ragione, ma no, però questo non smuove. Però stasera ci rifletterò, anche perché ogni due giorni c'è qualcuno che mi dice però pensaci bene, non sarà figlio del benessere. Cioè, sì, ci penso spesso, ci penserò ancora stasera, come ci ho pensato leggendo il tuo libro, naturalmente. Quello che penso è che le mutazioni, tra le quali... No, perché magari c'ho l'auto in seconda fila. Fra le quali c'è il benessere, che d'altra parte volevamo, ed è una cosa bella. Io non so, non riesco a demonizzare il benessere. Naturalmente il benessere, come altre mutazioni, fanno avvizzire alcuni organi e ne sviluppano altri. Allora... posso anche, stasera ci penso, ma posso anche regalarti che il benessere ci abbia un po' smidollato, in un senso in cui non essere smidollati era essenziale fino a qualche anno fa. Potrei dirti che simultaneamente il benessere, ad esempio, ha dato, ci dà, già anche a noi cinquantenni, ma insomma ma sì, anche a questi ragazzi decenni, ad esempio una tenuta nervosa sul numero degli input che noi non conoscevamo. Questi qui sono in grado di incamerare, senza farsi turbare, un numero di input anche divergenti, che mi fa pensare che se io devo guidare una macchina fra 30 anni, preferisco l'abbia progettata uno così che uno come me. Cioè, noi siamo, tu ed io siamo persone, ve lo dico, così lo sapete, ma qui vedo gente della mia età, noi siamo cresciuti in un mondo in cui, seduti sulla poltrona davanti alla televisione, essendoci due canali, è già questo... ti dà l'idea che preferireste avere una macchina fatta da mio figlio che non da me, due canali, quando tu sintonizzato sul primo, quando sul secondo iniziamo una trasmissione, un segnale bianco, una freccia bianca compariva sullo schermo e tutta la famiglia aveva un momento di... Vero. Vacillava, perché ci guardavamo e dicevamo andiamo a vedere. Non ti dicevano cosa c'era dall'altra parte, allora la mamma andava a sfogliare, diceva, dall'altra parte parte Costanza, ci si guardava e alla fine uno si alzava e andava a cambiare. Allora, saranno anche smidollati, non sapranno faticare, però come sai, mio figlio ha 4 anni, di tanto appaiono tette e culi, dico, che fai? Insomma, capisci? Tanto. Io ho visto un noi guardavamo Bonanza. Col ciuccio e il telefonino. Cioè, capite che c'è proprio un respiro? Saranno diventati anche meno capaci di concentrarsi, saranno diventati, te la passo che hanno meno determinazione, anche se ho il sospetto che ce l'hanno e che la selezionano e la usano solo quando serve veramente, perché poi al momento buono li vedi, sono mica, ma insomma, li vedi negli sport, li vedi, però te la passo, ma devi pensare anche a tutto il resto, cioè quanto invece, e pensa ad esempio, quello per me è molto chiaro, pensa alla cultura di narratologia che hanno questi qui senza aver mai letto prop. Vabbè, meno male. Sti qui entrano in un film, sti qui a 8 anni, sti qui entrano in un film dopo un minuto, ti possono quasi dire come va a finire, anche perché prodotti americani, tro. Infatti godono quei Simpson perché i Simpson li mescolano le carte, ma i Simpson non sarebbero piaciuti a noi. Noi vediamo i Simpson, diciamo, sono pazzi. Perché lì qualsiasi attesa, 2 più 2 è 5, dico, è tutto così, no? Cioè, ti sposta sempre dall'altra parte, tutto in attesa. Ma se tu non sai cos'è l'attesa, cioè quale dovrebbe essere il 4, il 5 non ti fa godere, dici boh, non capisco e cambi. Loro capiscono perché conoscono il 4, tutte le varianti del 4, e quando arrivano i Simpson gli fanno il 5, dicono ale, godono. Ma pensa alla rete rispetto al nostro cervello di allora. Comprereste una macchina usata da uno come noi, no. o da uno come loro? Non lo so. Vabbè, comunque ci penso, giuro che ci penso. Anch'io.